Everything changes. No, oggi sono sconvolta. Fuori piove e sono uscita adesso a prendere delle cose che mi sono arrivate dalla posta. Adesso ve le mostro subito. Mi sono arrivati questi adesivi dei Goofy per mia cugina che ha un bimbo e voleva abbellire un po' la camera, farla un po' più carina. Questi sono i gufetti. Sono carinissimi da attaccare alla parete. Sono arrivati in un mese e mezzo, quindi il tempo è giusto. E li ha pagati 1,27 euro mia cugina. Poi, finalmente mi sono arrivati questi orecchini. Li aspettavo da febbraio, pensavo che non arrivassero più. Ok che li ho pagati 21 centesimi, però aspettare 4 mesi mi sembra un po' una tortura, no? Sono delle palline grosse che si attaccano dietro alla pallina. Ed è fatto così. Ovviamente non voglio aspettare altri 4 mesi per comprare altra roba, quindi non acquisterò più da questo venditore da cui ho preso questi orecchini. Ovviamente bisogna vedere sempre da che tipo di venditore si acquista, però sono carini. Poi l'altro giorno mi sono arrivate queste tre collane a 1,75 euro l'una, rosa, nera e turchese viola. Altri pacchi arrivati stamattina 31 maggio, tra cui questi tre rossetti pagati 50 centesimi l'uno e sono delle colorazioni 16, 18 e 26 e promettono una lunga tenuta e un finish matte. E poi anche questi orecchini pagati 1,11 euro, molto brillanti. Mentre li stavo disinfettando per indossarli, ho notato che questo gancetto è storto, ma sarà un problema di pacco perché praticamente si sarà schiacciato in mezzo alla posta. Spero che sia per quello. Vabbè, comunque non è niente di irreparabile perché... Ecco qua, è tornato come prima. Ok, adesso li metto. Hanno un gancio strano che non ho mai visto, fatto a cilindro. Sarà un po' difficile. Ok, orecchini messi. Adesso proviamo le tre colorazioni. Proviamo per prima la 16, che sarebbe il colore forse più chiaro. Allora, iniziamo subito col dire che il colore è un rosa a confetto. Però vediamo com'è applicato. Questo è il risultato con una passata. Comunque lo scovolino è rigido e abbastanza fine per poter applicarlo e stenderlo senza sbavare dalle labbra. Ed è un colore molto vivo e forte. Si è asciugato subitissimo ed è una tinta molto valida, secondo me. Anche perché per 57 centesimi non si trova del genere. Il profumo sa di frutta. Adesso proviamo con la seconda passata, visto che è già asciutto. Però secondo me
Basta una passata, perché è abbastanza scrivente. Allora, le mie considerazioni finali su questa tinta. Costa 57 centesimi. È no transfer, a parte questo pezzettino sulle labbra, perché è il pezzo dove rimangono bagnate qua in mezzo. Si è asciugata subitissimo, neanche in 30 secondi. È un colore vivo, quello che piace a me proprio. Bello forte, carico, già alla prima passata. E quindi il voto che gli do è 9,5. Adesso provo a struccarmi. Sta andando via a pezzettini. Si è proprio fissato sulle labbra. Ok, si è asciugato anche il numero 18 e come puoi vedere è un colore molto particolare, l'unico problema è che da vicino evidenzia un pochino le pellicine, come Vanguard. Sarà il tipo di colorazione. Comunque, la profumazione è di banana, quindi è molto fruttata e molto dolce. Adesso proviamo la numero 26. Molto bella anche questa come colorazione, è un rosa pescato che vira al marroncino. Comunque l'unica pecca è sempre questo problema che ho riscontrato anche nell'altra tinta, che evidenzia le pellicine, ma secondo me è una questione mia, perché stavolta ho messo troppo prodotto e non ho lasciato asciugare in tempo per la seconda passata. E quindi ha fatto questo strano scherzo, però comunque adesso lo riprovo facendo solo una passata, mettendo poco prodotto, cioè il giusto, e vediamo se mi fa ancora questo effetto delle pellicine. Riproviamo ad applicarlo, stavolta mettendolo leggermente meno. L'effetto delle pellicine persiste ancora, però è meno evidente. Siccome ho messo meno prodotto, ovviamente non è evidente come prima. Però comunque la cosa è accettabile, non mi dà fastidio più di tanto il fatto che mi crea le pellicine, perché tanto si vedono solo da vicino. E niente, va bene, questo è quanto e al prossimo pacco. Ciao!